pur essendo un'opera di bel canto, quindi sottovalutata da molti registi, io trovo che nella musica di Bellini, nella scrittura vocale dei protagonisti, già musicale quasi psicologica, che è molto interessante. Questo soprattutto per il personaggio di Norma, in cui troviamo quasi delle fasi di bipolarità nel suo carattere, a dei momenti in cui alterna un animo comunque quieto, placido, a dei momenti quasi di pura follia, ma è tutto scritto interamente nella musica. La storia di Norma è una storia molto contemporanea. Troviamo al suo interno una donna innamorata che scopre di essere tradita dal suo uomo con la sua migliore amica. La cosa più interessante è questo grande alternarsi di numeri prettamente canori a numeri più teatrali, in cui all'interno c'è una profonda drammaturgia musicale perfettamente legata con il testo e che stimola veramente la recitazione e la creatività di ogni artista, regista e cantante. Il coro in Norma ha un'importanza fondamentale, non è solo uno spettatore muto, ma partecipativamente a tutte le grandi azioni e le grandi scene rappresentative.